Vi lascio all'ascolto della musica e delle parole e su indicazione di questo duo, Mario Ballotta e Maestro Stefano Maso, vi chiedo di applaudire solo alla fine per mantenere l'atmosfera. Grazie. Giorno di venerdì, io, Giovanni Domenico Cumano, pievano di Revinis, agli miei benedetti commissari, per levar le confusioni che potessero insorgere un giorno che la misericordia di Dio mi chiamerà a miglior vita, supplicando per mera carità di detti commissari eseguir quanto io ordino qui sotto a laude di Sua Divina Maestà e di Maria Vergine Santissima. E separata sarà l'anima mia da questo mio miserabile corpo, si è vestito il mio cadavere con camicia, bradoni, camisetta e la mia veste lunga di sotto e senza calze, cioè lasciarmi scalzo. Sì, poi postomi l'abito, camise, cingolo, manipolo, stolla e pianetta pavorazza, che tutto ciò s'attrova nella sacrestia del mio gran protettore, San Francesco di Paola. Mi sino posti attorno le mani il mio rosario e la mia corona del Signore, il mio cordon di San Francesco d'Assisi, quello di San Francesco di Paola, la mia cintura della Madonna e la mia pazienza con la sua medaglia in argento morbido. E posto il detto mio cadavere nel feretro, sino accese due candele grosse, una da capo e una da piedi. E in quel giorno si dispensato 4 soldi di pan comprato per ogni famiglia in Revinis, ed essendo vino in canela, si dispensato pure a questo mio popolo diletto, chiedendoli ora per allora umil perdono se fosse stato da me offeso in qualche conto. Spero che, oltre la messa del signor economo che sarà mandato dall'eccellentissimo monsignor vescovo superiore, saranno gli 6 signori confratelli della mia santa congregazione. Il vecchio possesso toccherà far la funzione e a tutti di celebrar la santa messa per l'anima mia, come fratello dessi, ai quali si è dato un candelotto grosso per uno ed il giurato di questa luminaria altri 2 da dispensarli e dispensar agli altri uomini,
di questa regola una candela per uno e dal detto giurato una più grossa, e ciò nell'accompagnare il mio cadavere nella chiesa del detto San Francesco di Paola, da me solo fatta fabbricare, ornare e provveduta di tutto. Finita la funzione, si riposto il detto mio cadavere nella sepoltura per me solo fatta fare, in fondo della quale si riposto il sbratto di mano ed il cuscino, e poi chiusa, e il gesso la presa e calcina insieme ben abbinata, e da Mastro Antonio Tonì o ad altro muraro che farà detta faccenda per il suo incomodo, di levar e tornar la pietra sopra detta sepoltura, gli si contate lire quattro, soldi vinti per uno alli quattro che porteranno il mio cadavere alla detta mia chiesa. E quelli porteranno le quattro torchie, si dati soldi sei per uno, e per gli zaghi e per l'epistola si dati soldi 30. Avvisando a chi s'aspetta che la detta mia sepoltura è stata benedetta, giusta e rituale romano, rinnoverassi i fili suddetti paramenti per vestirmi da morto, come tutte le cere grosse e mezzane, con i dinari qui sopra necessari nelle casselle chiuse con chiavi in detta sacristia. Per il porto e trasporto del feretro, che spero gli sarà concesso dal nobile e reverendissimo signor arciprete di Serravalle, come umilmente ora per allora lo supplico, si date lire 2. Nelle dette casselle si ritroverà il pane nero con franze per ponere sopra la mia sepoltura quando faranno le messe ordinarie, il 7° e 30° ed anniversario, ed ogni anno nel giorno di San Francesco di Paola, perché in quel giorno particolare sarà cantata messa per l'anima mia e poi di mie esequie, sebbene un giorno solenne. Ed in caso non si trovasse denaro in cassa, sino venduti i tanti rami per far le predette messe. Il cavallo poi si è venduto con la direzione del signor illustrissimo conte Federico Minucci, mio singolarissimo padrone, che lo farà almeno per carità, come umilmente ora per allora lo supplico, col tratto del quale si infatti celebrerà tante messe nella chiesa del suddetto mio gran protettore per l'anima mia, e perché il Dio benedetto volesse disporre con l'elemosina di soldi 30 per messa, e questo quanto prima si potrà. E così. Per sua mia disgrazia, io,
Don Domenico Mattiozzi, suo cappellano, di licenza del medesimo signor Pievano mi trovavo assente, al di cui cadavere per notizia di questa sua repentina morte al nostro degnissimo superiore dagli uomini di questo comun reminese fu fatto il viso reperto dalla cancelleria di Cenere, e da quella, licenziato, fu sepolto oggi detto nella sua chiesa di San Francesco di Paola, da sé solo fabbricata e tornata con l'assistenza del reverendissimo signor Don Matteo Rosolen, pievano di Corbanese, suo confratello di congregazione, accompagnato anche dagli confratelli e molti altri religiosi, e da questi suoi parrocchiani gli fu fatto gran onore nell'accompagnarlo alla sepoltura. Il suddetto defunto reverendissimo signor Pievano Cumano ebbe anni 44 di residenza nella chiesa di San Matteo di Rebine.